abbiamo una cosa da dirvi. Io e Sara. No. Aspettiamo un altro bambino. Video della Space Family. Oggi noi diremo ai nostri parenti che aspettiamo un altro bambino. Esatto. Quindi che Sara è incinta per la seconda volta. Saliamo su e iniziamo il vlog. Vlog di Natale, quindi vi facciamo vedere un po' la nostra giornata, un po' i regali. E poi a fine pranzo, esatto, dopo i regali che ci scambieremo. Tra l'altro ci sono i regali che ti ho fatto io. Che mi stai elogiando questi sì, regali. Io ho fatto dei regali, ragazzi, ho fatto dei regali. Vedrai, poi mi dirai. Vabbè. Poi mi dirai. Dopo i regali fermeremo tutto col bicchiere, tin tin tin, abbiamo una cosa da dirvi. Loro si aspetteranno che diciamo che diciamo abbiamo una cosa da dirvi, io e Sara ci sposiamo. Non si aspetteranno che tu sei incinta di nuovo. Sì. Cioè sarà una sorpresa per tutti, come è stata per noi. E niente, vuoi dire qualcosa? Mai? Che era bello pure quell'altro, però vabbè. Cosa era bello quell'altro? Niente. Ah, di sposare. Vabbè, però sì. Comunque ragazzi, grazie mille per tutti gli auguri. Tantissimi auguri. Esatto, e noi siamo super emozionati. Sì, tantissimo. Noi tra l'altro abbiamo già fatto la prima ecografia, ma abbiamo fatto un video speciale che uscirà domani. Mm-hmm. E vi faremo vedere la prima ecografia. È una cosina piccola così. Non ve l'aspettavate, Neanche noi. Neanche noi. E niente ragazzi, vi portiamo con noi in questa giornata e vediamo cosa che accadrà. Facce faranno. Madonna. Prima regali però, prima regali, famoli mangiamo, attimo. Mangiamo, ingrassiamo, esatto. Dei cotechini, poi regali. Le dicchie. Poi... Cosa avete mangiato per Natale, raga? Esatto. Siamo curiosi. E cosa avete ricevuto? Ah, basta. Il regalo più brutto che avete ricevuto. Esatto, esatto, esatto. Il regalo più brutto, che avete ricevuto. Dai. Va bene ragazzi, andiamo. Dai, amore, andiamo. Buon Natale ragazzi. Buon Natale a tutti. Comunque femmina o maschio non si sa, Mm-hmm. Il tavolone che abbiamo fatto l'abbiamo fatto così, esatto. Non per lungo, perché ogni volta per parlare con la persona giù, ehi, passami il pane, è un casino. Quindi molto meglio così, secondo noi, esatto. E saremo quest'anno 13 persone. La nonna, saluta tutti. Auguri, saluta a tutti. 84. Nonna Sandra, 84 anni, presente. Presente. Auguri, buon Natale a tutti. Cucinato poco, Sì. Potevi fare un po' di più. Viva le nonne! Feliz Navidad, prospero anno e felicidad. Comunque ci dovevo farvi vedere i pacchi regalo che ho fatto io. Cioè, nel senso, guardate che carta. Guardate che meraviglia, li ho tutti chiusi io. E qua c'è Geronimo. Qui abbiamo mamma Sara, quanti anni hai? 25. Saluta la te del futuro. Ah, ok. Ciao me del futuro, che non so quanti anni hai, però adesso ne hai 25. Adesso in questo momento. Dai, è sempre bellissima. Abbiamo nonno Claudio, età. Saluto a tutti. E devi 66 parlare con te del futuro. 66 anni. Parla con te del futuro. Ciao Claudio, sempre in gamba, Vedrai che starei bene pure quando verrai in futuro. E anche lui è presente. E adesso arrivano i miei che entreranno da quella porta. Perché? C'è una mano sullo specchio. Amore, ma nessuno lo fa a te. Infatti. Vai. Padre Valentino. Padre, papà Valentino. Papà Valentino, età 29 anni, prossimo anno ne faccio 30.
Quindi quando lo rivedrai questo video ne hai già 30. Sarò 40, 50, ma sarò sempre il migliore. E cosa vuoi dire a te del futuro? Che sarai sempre il migliore. Questo si sa. Ciao, vale del futuro, credi in te stesso. Ciao. No, non arrivi niente che tiene. Ah. Questi due pagarospi sono Bart e Pippi. E anche loro sono presenti. Qui c'è zio Alessandro, età 23. 23, presente anche lui. Ciao Vale. Ciao. Per il biglietto? Nonno. Nonno. Nonno e nonna. Partito il party. Guardalo come si muove. Wow. Ehi, ehi. Ma quanti anni hai? Io? Quanti anni ho io? Boh, che ne so io? Non li conto più. Neanche io, non lo so più. Ho perso la memoria per gli anni. Nonno Beppe. Nonno Armando, età? Età? Ma lo sai? Quanti ne hai? 62. Che uomo, tutto d'un pezzo. E anche lui è presente. Bene. Ora, uno di voi due ha un compito oggi, uno solo. Decidete tra voi due, fate bim bum bam quello che volete. Uno di voi due deve vestirsi a Babbo Natale. È solo lui può. Io faccio già la poesia. Esatto, lui fa la poesia, Claudio, nonno, Babbo Natale. Grande applauso. Eh sì, Babbo Natale. E chi fa la Befana? Io. Poesia fortunata. Esatto, si è bagnata tutta la poesia, ogni anno fa una poesia. Ecco, un attimo d'attenzione. Allora, giusto un anno è passato e siamo tutti qui contenti che è arrivato. E dal cielo fino a Torino, eccolo qui il nostro Martino. Bello, buono e birichino, proprio come lo volevano Sara e Valentino. Che sia acqua, che sia vino, noi tutti ti accogliamo, Martino. Non vorrei troppo dilungarmi, sennò diventerei una lagna. E allora, sediamoci tutti, che se magna. C'è un altro primo, un chilo di agnolotti, sarà lunga. Comunque stiamo ancora mangiando, non so neanche più cosa sia, sono le... No, vabbè, dai. Sono le tre, stiamo ancora mangiando, momento barzelletta. C'è il cardinale che va a far visita al convento. Godiamo, ci invita un fè di 200 lusinghe. Oh, 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 oh.
Adesso iniziamo. È il momento dei regali. I regali. E vai. Salve, tutto bene? Abbiamo passato un buon Natale. Dopo 4 ore e mezza di mangiata è arrivato il momento dei regali. Esatto. Ci sono dei regali molto speciali. Molto perché speciali. Ci siamo stati dietro per un po' di tempo. Esatto, ma tanto. Ci sono dei regali belli e dei regali normali. Dipende come li interpreta. Allora, li ha impacchettati Sara, li ha scritti Sara. Grazie. Soprattutto li ha pagati Sara. Grazie a Sara. No, non so, è stata io, è Babbo Natale. Diciamoci la verità, questo è il momento che tutti aspettano a Natale, esatto. No? Cioè, ok che stiamo tutti insieme, però il primo regalo che abbiamo fatto scelto da entrambi, sì, è per il nonno Beppe, perché è la persona più anziana in questo tavolo. E più no, rimbambito, mi sembra rimbambito, sono 85 anni, cioè ti dà la pista poi. Comunque. Merda. Oh, pardon, mi sono sbagliato. Mega. Scusate, non ci vede bene. Mega con tanti. Sì. Vincenti, simboli vincenti. Ok, vai. Andiamo avanti, cominciamo con questo. Ovviamente lo scherzo. Vediamo cosa ha vinto. Ah, c'è anche il 5. Ah, allora guarda. 100.000 euro. Quanto è qua? 100.000 veramente? Ma c'è vinto 100.000 euro. Attenzione, non è possibile ritirare alcun premio perché questo è un gratta e vinci scherzo fatto da qualche amico. Sono tutte belle le nonne del mondo e la più bella sei tu. Nonna Sandra. Per nonno Armando da Sale Valentino Martino. Armando, ti lo desiderava da tanto. Fammi vedere. Che cos'è? È un profumo. Cos'è, Armando? Ma della Juve. Bello avere una nuora come Sara, ho sempre desiderato avere una nuora come lei. A questo punto, per compensare, questo è per lei. Andiamo avanti, se non l'avete capito, lui è del Toro. Intanto che aspettiamo che nonno Armando assapori questo profumo leggiadro, no? Leggiadro. Della Juve, che è la sua squadra preferita, dobbiamo dirlo. Da quando è nato lui ti fa solo Juve. Cioè, appena la prima parola è stata Juve. Juve. Arrivederci, è stato un buon Natale. Arrivederci a tutti, ci vediamo la prossima volta. Ciao. Guarda che bello. Un attimo. Guarda che bello, tu riesco a dire. Che cos'è? Una maglietta. Che cos'è? Mortacci. Che schifo. Come io ho cominciato di intendere e volere, mi dovete dare 100.000 euro. Ok. Alexa, fai chiudere la bocca a mia moglie. Bella, bellissima. Si è meritato, dopo questo 2022, un Davvero! Un attimo di silenzio, che ansia che guardate tutti così. Sono riuscito ad attirare la vostra attenzione finalmente. Ok, perfetto. Allora, io e Sara abbiamo una cosa da dirvi. Boom. Silenzio non vale. Silenzio. Tutti insieme, prima di superare il silenzio, vale. Silenzio non vale, incredibile. E vai. Io e Sara. Ma di nuovo! Oh, mi risolvo un'altra volta! No! Aspettiamo un altro bambino! No! Ma sei da scherzo! Non ci credo! Ma veramente? No! È una femminuccia! Facciamo una femminuccia questa volta!
facciamo sta femminuccia stavolta, no? Sì, non ci credono. Non è come... Non ci credono, non ci credono. Sono bloccati, non ci credono. No, non ci crediamo. Prometti che fai una femminuccia stavolta. Prometto. È morto. Prometto. Un po' di giorni. Una gioia. Quello che doveva dire oggi. Allora, abbiamo dato a tutti i regali, però a me e Valentina ancora ci siamo scambiati. Oh. Tocca a noi. Io parto con il mio primo regalo, più piccolo, diciamo. Ok. Uno è per me, uno è per te. Ma che Dio, sei fatta da sola? No, è per noi, uno. Questo è quello che, non so se ti piace, però spero di sì. Sì, sì. Allora, scarta. Bon touch. Allora, questo qui è un bracciale che ce lo possiamo mettere. Anche se sei dalla parte del mondo, se tu lo tocchi, ogni volta che lo tocchi si illumina. Significa che mi stai a pensare, capito come? E io lo ritocco e ti si illumina a te. Beh, capito? No. È un bracciale che... Ma noi siamo sempre insieme. Vabbè, però originale. Però ogni volta che lo tocchi si illumina a me. Ogni volta, ah, ok. Ogni tocco che fai a me mi si illumina. E se controllate domani. Che... per controllare. Tocca a me. Ma questo è il primo regalo. Ok. Ok. Ma che ride, c'è il panico. No. Ho capito cos'è. No. Ci credo. Guarda dentro. La foto no, questa. No, vabbè. No, vabbè. Dentro no, vabbè. Sì, mi ha fatto caricare un'immagine. E loro mi hanno creato. Ragazzi, silenzio per favore un attimo ancora. Grazie mille, grazie, silenzio. E tu due ce ne hai giù. Come fai giù? C'è lo stesso. Aspetta, vado a prendere. Secondo regalo. Chi c'è? Chi c'è? Ti mi hai fatto? Le foto. Sei pronta? Sì. Martino. Martino. Ma c'è da regalare la mamma. Che è? 3, 2, 1. Ma che senti? Ma veramente? Cos'è, ragazzi? Madonna, che bello. Non ci credo. Non è vero, è falso. È falso. Che cos'è? C'è di data. Che cos'è, ragazzi? Ma veramente? Avevo detto che non te la settai, t'ho fatta. Tocca a me. Siamo ancora un po' scossi, però Madonna. È il momento. No, te l'ho fatta. T'aspettai. Mamma, io svengo, amore. Io dobbiamo. A Roma l'hanno passato tutta la camera. Regalo controproducente perché è tipo la sua crush di quando era bambina, innamorata del cantante. Mamma, però subirò. Ma mai quanto di te sei innamorata? Perché a me. Tocca a me. Adesso arriva il mio regalo per Vale. Dato l'immondizia da buttare. Vai. Scarta. Dai, scarta! Ma hai fatto la matriosca? Dai, scarta! Ah, la busta di tigre, scusi, mi ricordi quando sempre al supermercato? Scarta! Oddio! Scarta! La cosa del mia già mi ha fatto un po' felice, però... Sì! No, non... Vai, scarta ancora! Avanza! Vai, vai. Finalmente! Scarta! Basta! Scarta! Scarta! Ma è dentro! Eccolo! Vai! Già capito! Scarta! Oh, vabbè! Ancora! No, no! Scarta! Come fate a fare la regalata? Scarta! L'iPhone 14 528 giga! Madonna! Sei pronta? Sì. Quanto sei pronta? Un po'. Quanto? Un po'. Chi ti aspetti?
Boh, non lo so. Sta preoccupata. 3. Due. Una. Che cos'è? No, veramente. Ma io stai a dire? Ma per telefono? 6 marzo. A 10. Così facciamo le 7 lì. Scioccata. Aspetta, via niente. No, zero. Adesso. Adesso è arrivato il momento di Babbo Natale. Sì. Martino. Sei veramente avevo. Chi è Babbo Natale? Eccolo, sta arrivando. Sta arrivando. Vieni. Sto sentendo delle voci. Vieni, Babbo Natale. Oh. Oh. Allora fa veramente ho ho ho. Oddio. Babbo Natale. Martino. Martino, chi è? È buono? Sì. Allora aspetta, ti devo dare un regalo pure a te. Sono Babbo Natale di Roma. Romano. Sei di Roma, Babbo Natale? È per Martino. Dio. Che succede alla sua barba, Babbo Natale? Cresce di continuo. Martino, dai, ciao. Ciao. Non so se aver paura. Dai, mamma. Dai, bravo. Questo qui, Martino. È diffidente. Bravo. È sceso dal camino. Ciao. Ti ha dato il regalo. Sì. Sì. Adesso l'abbiamo. Grazie, Babbo Natale. Grazie. Vai alle altre case. Ricordati, come diceva il mio vecchio padre, tutto ciò che è tuo è mio. Yeah.